Salve ragazzi, quelli più attenti magari si ricorderanno che avevo promesso una bonus track sulla realizzazione di questo. La bonus track consiste nella realizzazione della filettatura per poter avvitare questa cupoletta all'interno di questo oggetto. Ok? Ovviamente, siccome la cupola è liscia, ci sarà bisogno poi di realizzare qualcosa, una chiave per poterla svitare, come ho fatto già vedere. E questa chiave potrebbe essere fatta in questo modo, vedete? È abbastanza semplice da usare, oppure potrebbe essere fatta in quest'altro modo, ne ho realizzate diverse, vedete? L'importante è che tutte queste chiavi, questi sistemi per avvitare e per svitare, favoriscano quel grip che non ha la cupola da sola, perché ovviamente è sliscia, giusto? Avevo fatto anche questo modello insieme. Sono tutti abbastanza validi, poi era solo alla ricerca dell'ottimo che sono andato avanti con la ricerca. Questa qui sembrava la soluzione più carina, ma semplicemente perché è pure simpatica da vedere, perché vedete, messa sulla cupola così. Comunque dicevo, bando alle ciance, la cosa difficile in realtà è andare a realizzare la filettatura. Quindi vedremo oggi come realizzare questa filettatura e state attenti ai passaggi perché sono un po' particolari, un po' delicati. Non potremo utilizzare una filettatura di quelle già fatte. Anche perché per la plastica le filettature, quelle metriche, non sono particolarmente indicate. Andiamo a vedere subito dove ci eravamo lasciati e che cosa dobbiamo fare. Allora, quindi noi ci eravamo lasciati, abbiamo realizzato tutto questo modello. Andate a guardare in sezione, quindi vedete, abbiamo questa cupola che si incastra perfettamente in questo corpo, ma appunto, come dicevo, non c'è filettatura. Allora, che cosa dobbiamo fare? Allora, dobbiamo andare a realizzare una filettatura. Come la facciamo? Io adesso vi faccio vedere un metodo, poi realizzerò sicuramente una serie di tutorial solo sulla realizzazione delle filettature perché è un argomento molto interessante. Allora, mi avvalgo dello strumento coil, ok? Come la faccio questa coil? Selezionando questa superficie qui, dopodiché, perché selezionando questa superficie mi appare il centro del cerchio, vedete? Vado a vedere un po' quant'è questo cerchio. Questo cerchio, vedete, se io mi avvicino mi si attacca e mi dice che è 36,810, diciamo 37, deve essere leggermente più grande, ok? Mi raccomando, questo è importante. Dopodiché devo andare a definire una serie di parametri. Allora, innanzitutto dobbiamo dare la sezione triangolare interna, ok? Andiamo a specificare che la posizione è all'interno, quindi inside. La section size possiamo dare 1,5 mm. Qui andiamo a definire numero di rivoluzioni e pitch. Numero di rivoluzioni, mi sembra che il numero che mi è piaciuto di più era 3,5 e il numero di pitch 3. Se diamo meno 3, andiamo verso l'alto, verso quest'altra direzione. Ok? No, in realtà sono un po' troppe le rivoluzioni, vedete perché usciamo fuori. Mi sa che 2,5 è il numero, sì, 2,5 è il numero che ci serve. Ok? Considerate che poi dopo dovremo traslare verso l'alto questo oggetto. State attenti che come operazione qui mettiate new body. Adesso dobbiamo ragionare un po' su questa filettatura. Vedete che il fatto di aver messo il diametro leggermente più largo mi garantisce che ci sia questa sovrapposizione qui. Allora, perché dobbiamo ragionare? Perché in effetti la nostra filettatura, vedete, inizia direttamente con questo profilo. Il che non è proprio il massimo, non è molto indicato quando si deve avvitare perché non c'è nessun invito che favorisca per l'appunto la filettatura. Allora, che cosa faccio io? Allora, innanzitutto mi taglio questa filettatura e la spezzetto, ok? Come lo faccio? Beh, molto, molto banalmente, creo un piano di taglio in questo modo. Ah, perdonatemi, faccio come al solito un piccolo passettino indietro, mi raggruppo un attimo questi e me li dimentico ogni volta, mi viene in mente sempre dopo. Pardon. Dicevo, facciamo un piano di taglio diretto così. Allora, questo piano di taglio, vedete, deve essere in modo che mi tagli questi pezzettini qua, queste estremità libere della mia filettatura. Ok? Quindi, se adesso utilizzo lo split body, selezionando questo body e poi questo piano di taglio, vedete, mi taglio la filettatura, vedete, in questo modo. I pezzettini che richiameranno la mia attenzione sono questo qui di sotto. E perdonatemi, qua non so, ecco qua, è questo qui di sopra. Quindi deseleziono tutti gli altri. Questi due pezzettini li voglio andare a rifare. Voglio andare a rifare in modo tale che questa parte qui mi risulti schiacciata rispetto a questa. Come
Come lo facciamo? Guardate, è molto semplice, lo possiamo fare con uno sweep dove selezioniamo, per esempio, questa sezione e questo percorso e diamo, innanzitutto qui togliamo cut, mettiamo new body e diamo come parallel orientation. Che cosa succede quando facciamo questo? Guardate, lo faccio vedere. Che prendendo questo profilo e traslandolo lungo questo percorso in modo parallelo, quello che succede è che il profilo, vedete, si schiaccia, ok? Che è più o meno quello che mi serve, no? Quindi lo possiamo lasciare così. Va bene. Come l'abbiamo fatto di qua, lo facciamo anche da quest'altro lato in modo molto speculare. Quindi create sweep, selezioniamo questo profilo, diamo come percorso uno dei due binari o questo sotto, indifferente. E scegliamo qui parallel, togliamo cut, mi raccomando, mettete new body. E guardate qui, anche in questo caso abbiamo ottenuto, vedete, un profilo schiacciato. Adesso andiamo a visualizzare tutti gli altri pezzettini della nostra filettatura. Ecco qua. Vedete, adesso è più chiaro che la filettatura, vedete, inizia con questo invito e prosegue finendo poi anche allo stesso modo con un invito. Va bene? In modo molto carino. Andiamo a questo punto a combinare tutti questi pezzettini insieme. Quindi ne scegliamo uno e gli altri li possiamo selezionare in questo modo. Facciamo un join. State attenti a non tenere key tools, ok? Perché non ci serve che conserviamo tutti i pezzettini. Ed ecco qua, abbiamo ottenuto la nostra filettatura. Questi pezzettini qua che mi sono serviti per costruire gli sweep, a questo punto li posso rimuovere dal mio albero. Ecco, vedete, adesso la filettatura però è sfasata rispetto alla superficie perché vedete qui sporge perché questo il coil purtroppo non ci dà la possibilità di iniziare con un offset, però poco male, l'offset glielo mettiamo noi in questo modo, gli diamo un offset di 1 mm che dovrebbe essere più che sufficiente. Ok? Anzi, visto che noi conosciamo il pitch è 3, allora spostiamo di 1,5 mm. Quindi mettiamo 1,5 mm, che è proprio pari al pitch, alla metà del pitch. Perfetto, in realtà questa filettatura, a parte che è difficile da realizzare perché c'è uno spigolo vivo, non è particolarmente indicata soprattutto quando si parla di materiali plastici, quindi sarebbe più opportuno avere anziché un dente a profilo triangolare, bensì un dente a profilo trapezoidale. E per ottenerlo in realtà è molto semplice, torniamo un attimo indietro a quando abbiamo creato questa filettatura, questo coil, e aggiungiamo, vedete, con un chamfer. Qui cliccando proprio l'estremo libero di questo filetto, uno smusso per esempio di 0,5 mm. Ok? Vedete che così facendo abbiamo ottenuto un dentino con profilo trapezoidale. Andiamo avanti con tutte le modifiche che abbiamo fatto, vediamo che vengono ereditate tranquillamente. A questo punto non ci basta fare altro che fondere questa filettatura nel corpo principale e vedete abbiamo ottenuto quindi il foro filettato. Vedete? Andiamo a vedere la sezione dall'altro lato e vedete che è perfettamente identica. Da qui si vede tutto. Ok? E adesso dobbiamo fare la filettatura anche alla cupola, naturalmente, altrimenti non è possibile avvitarla. Beh, qui bisogna stare un po' più attenti perché, allora, innanzitutto la filettatura non dovrà ricoprire assolutamente tutta la superficie, ok? Che cosa voglio dire? La filettatura che andrà comunque a combaciare con questa qui dovrà avere lo stesso profilo del dente, però al contrario, ok? Non deve essere un negativo di questo dente, anche perché sennò in questo modo non avremmo assolutamente nessun margine, per poter impanare con la filettatura stessa. Quindi, con questo che cosa voglio dire? Voglio dire, la prima cosa da fare è sicuramente andare a fare un offset di questa parete verso l'interno e lo facciamo in questo modo con il comando questo qui press pull selezioniamo sia la parete interna che esterna in modo tale anzi no perdonatemi dobbiamo farlo per forza separatamente allora dobbiamo innanzitutto andare ad ispessire verso l'interno per esempio 2 mm e poi possiamo spostare anche quella esterna di meno 1 mm vedete in questo modo manteniamo lo spessore costante però purtroppo nella stessa operazione non è possibile farlo quindi dobbiamo fare due offset diversi. Vediamo adesso che cosa stiamo facendo. Vedete, ci siamo spostati esattamente, siccome era 1,5 mm tutto il dentino, quando l'abbiamo fatto inizialmente, vi ricordate qui, abbiamo messo section size di 1,5 mm, poi abbiamo fatto uno smusso di 0,5 mm, la distanza ovviamente tra i due è 1 mm, la differenza tra i due. Perfetto,
Perfetto, quindi a questo punto che cosa bisogna fare? Bisogna andare a creare esattamente la stessa filettatura che abbiamo fatto precedentemente per il foro, la dobbiamo fare sulla cupola. Solo che questa volta ovviamente il discorso è un po' capovolto, cioè mentre prima ci eravamo basati su questo piano per creare il coil, adesso ci baseremo su quest'altro piano, ve lo faccio vedere meglio, questo qui, che è il capovolto, e ovviamente lì dove il triangolino era interno, adesso diventerà esterno. Ma vediamo come si fa direttamente, senza perderci troppe in chiacchiere. Quindi andiamo in coil, selezioniamo questa superficie. Ah, che non posso selezionare perché di fatti non è una superficie. Ok, allora partiamo da questa superficie qui all'estremità, non è un problema. Andiamo a dare, come prima, una circonferenza che sia intersecante la nostra parete esterna. Quindi, se la nostra parete esterna è questa, vedete 34,8, diciamo che 34 sicuramente la intersecherà, vedete? E andiamo a questo punto a definire verso quest'altra direzione gli stessi parametri che abbiamo fatto prima, con la differenza che questa volta il triangolo è esterno, ok, e deve essere orientato al contrario, quindi in questo modo. La sezione quindi sarà sempre 1,5 mm, il pitch sarà sempre meno 3 e le rivoluzioni saranno sempre 2,5. Ok? E mi raccomando, dovete dare un new body. Va bene? Non fateci caso per l'allineamento, poi dopo lo andremo ad aggiustare. Forse per il diametro siamo stati un po' troppo generosi, possiamo anche essere un poco più. Un 34,5 pure potrebbe andare bene. Ok, perfetto. Quindi a questo punto disattiviamo un attimo la cupola e facciamo tutta quella serie di modifiche che abbiamo fatto anche prima, ovvero innanzitutto andiamo a dare uno smusso di mezzo millimetro, va bene? Dopodiché andiamo a creare con un piano di taglio che a questo punto dovremmo già avere, che è questo qui, andiamo a tagliare questa nostra filettatura col nostro piano di taglio e facciamo quella serie di modifiche che vi ho fatto vedere prima, lasciando attivi solo i pezzettini che ci servono. Purtroppo sono tutti uguali, quindi allora questo qui è il 18 e questo qui è il 19. Perfetto, quindi devo lasciare solo 18 e 19 visibili, eccolo qua. E facciamo come abbiamo fatto prima, quindi uno sweep partendo da questo e utilizzando questo percorso. Lasciamo il parallel e togliamo il cut, mettiamo il new body, mi raccomando. Adesso vado avanti, faccio velocemente anche l'altro senza perdere troppo tempo, tanto il passaggio l'avete capito. Quindi questo. Immagino che questo trucchetto non l'abbiate mai visto da nessuna parte. Questo è il premio per chi ha seguito tutta questa lezione sulla realizzazione di questo salvadanaio. Perfetto, quindi adesso fondiamo di nuovo insieme tutti questi pezzi, okay, come abbiamo fatto prima. Quindi facciamo in questo modo, tutto un join, perfetto. Questi due non ci servono come prima, quindi li rimuoviamo. E adesso che cosa faccio però? Questa volta mi sposto questo body, ok. Mi sa che un 3 mm sono anche meglio di 1,5 mm rispetto a prima, perché ho il dubbio che 1,5 mm, e infatti vedete 1,5 mm qui mi fa partire la filettatura troppo a ridosso di questo smusso, quindi è meglio che mi sposto di più, va bene anche 3 mm, tanto è asimmetria assiale, quindi non c'è assolutamente bisogno di essere più precisi. E a questo punto fondo, combino questo con questo ed ecco fatto. Quindi dovrei avere, perdonatemi, facciamo il contrario così non perdiamo il materiale. Ed ecco fatto, dovrei avere adesso, ecco qui, vedete? Abbiamo ottenuto una filettatura che impana all'interno dell'altra. Adesso che cosa succederà? Perché reggerà? Perché si incastrerà? Perché arrivato a un certo punto va imbattuta questa cupola con questa superficie e quindi si incastrerà perché si creeranno degli attriti. Quindi, come vi ho fatto vedere, è difficile poi dopo tentare di svitarlo, giusto? Allora, l'idea che mi è venuta qual è? Quella di creare una sorta di chiave che si incastri all'esterno di questa cupola, e per farlo ovviamente c'è bisogno di qualche scanalatura all'interno della quale si incastri la chiave, proprio come succede nella chiave delle serrature normali. Vedete che qui vi rimetto la visualizzazione grande per farvi vedere meglio. Vedete che qui ci sono queste scanalature, vedete, che hanno una distribuzione più o meno casuale, insomma, l'ho decisa io.
E poi sulla base di queste scatenature che ho creato, poi creeremo a nostra volta poi una chiave, ok? Quindi andiamo a vedere, perdonatemi, andiamo a vedere come creare queste scatenature. Allora, assodato che ovviamente tutto quello che abbiamo fatto fino a qui è stato fatto bene, adesso ci concentriamo solo ed esclusivamente sulla cupola, ok? Allora, togliamo un attimo la sezione. Per fare questa scalanatura ci dobbiamo appoggiare innanzitutto ad un piano rispetto al quale creeremo questi inserti, ok? Allora, il piano per vederlo dobbiamo stare attenti. Allora, io mi faccio un offset plane a partire per esempio da qui e guardando in questa direzione mi faccio un piano che mi tagli, vedete, la superficie esterna, però senza andare nello smusso questo qui, perché sennò sarebbe sconveniente. Quindi andiamo, diciamo, qui va bene, quindi un meno 13 mm dovrebbe andare bene, forse 13 e mezzo, perfetto. Per vedere se questo piano va bene, come sempre potete andare a vedere un section analysis ed ecco qua. Vedete che se mi fossi spinto troppo sotto sarei andato a finire, vedete, nella parte della pancia di sotto di questa cupola, invece il piano dove mi sto appoggiando va bene. Andiamo su questo piano, creiamo uno sketch, andiamo innanzitutto a creare un'intersezione come linea di costruzione di questo body su questo sketch, così vediamo qual è la circonferenza interna e esterna che ci possiamo permettere. Ok, dopodiché, ecco, adesso viene la parte più creativa, simpatica. Dobbiamo andare a questo punto a creare questi inserti, questi tagli. Ok, come li facciamo? Allora, io l'ho fatto in modo molto semplice. Mi sono fatto, allora, innanzitutto ci facciamo un raggio qui, ok? Un raggio che finisce sulla circonferenza in questo modo. Dopodiché ci facciamo un piccolo taglietto fatto in questo modo, questo qui non più come linea di costruzione, una linea normale. Diciamo che il punto medio di questo rettangolino deve coincidere con questo punto. Gli diamo una dimensione a questo taglietto. Io i miei mi pare che l'ho fatti da 1,5 mm, sono venuti bene con la stampa 3D, poi vedete voi, insomma. È una profondità che in realtà poi dopo dobbiamo andare a decidere, per il momento mettiamo 2. A questo punto che cosa faccio? Creo con un circular pattern la replica di questi rettangolini intorno a questo centro. Quanti ne faccio? Io vi consiglio di utilizzare un numero dispari e di scegliere poi voi la combinazione di quelli che volete che rimangano oppure no. Questa combinazione è la combinazione della vostra chiave, ok? Perché il numero dispari? Perché ovviamente è più difficile che capitino degli angoli che siano omologhi, ok? Tra l'altro, in realtà, non solo un numero dispari, ma anche un numero primo sarebbe ancora più indicato da utilizzare. Quindi potremmo utilizzare, che ne so, per esempio un 17 e selezionare solo determinate posizioni. Non lo so, vedete voi, questa è la combinazione. Quello che vi suggerisco però di avere almeno ogni 60 gradi, 60-70 gradi, uno di questi pallini, perché altrimenti dopo non avete la forza necessaria per poter imprimere la rotazione al tutto. Ok, evitiamo situazioni come queste dove, se ci tenete ovviamente alla privacy, insomma, alla sicurezza, situazioni in cui si ripetono molto facilmente queste combinazioni. Vabbè, diciamo che così più o meno mi piace. Non mi dà ok, non lo so perché. Allora lo rifacciamo. Non lo so perché ok non mi appare. Boh, rifacciamolo. Vabbè, si sarà un attimo piantato. Quindi circular pattern, seleziono questo pezzo. Adesso ok, c'è. Dicevo, magari mettiamo 17 con il suppress, che ne so, il primo lo togliamo, poi togliamo il terzo, poi togliamo il quarto, poi togliamo il quinto, insomma, vedete voi, insomma, quelli che volete togliere. Questa sarà la vostra combinazione, va bene? Vedete, un po' particolare. Ok, una volta che abbiamo questa combinazione, che cosa facciamo? Facciamo un'estrusione selezionando tutti questi pezzettini, quindi possiamo anche fare in questo modo, con la cupola attiva facciamo un'estrusione in questo modo, cioè fino a quando non sforiamo dall'altro lato, ok? Va bene? Allora, se la profondità del tassellino non è troppo, non dovremmo sfondare lo spessore della parete. Noi sappiamo che la parete è 3 mm, quindi i 2 mm che ho scelto io vanno bene. E andiamo a vedere in sezione, come vedete, qui c'è un margine di 1 mm, quindi diciamo che 2 mm va bene per questa combinazione. Quindi vedete, abbiamo fatto la combinazione, ok?
Questa è la mia combinazione che mi permetterà poi di svitare la mia cupola di questo oggetto che sto facendo io, quindi è una cosa che ho deciso io, è molto personalizzata. Come si fa a realizzare la chiave? Beh, la chiave è molto più semplice in realtà da fare, perché ci baseremo ovviamente su questo oggetto. Che cosa facciamo? Creiamo un nuovo sketch, vi conviene perché è molto più semplice. Un nuovo sketch però non appoggiandoci più allo stesso piano di prima, ma un piano leggermente spostato più su, vi conviene perché così vi lasciate un po' di margine. Quindi se questo era il piano di prima, vi fate un offset plane di questo, che ne so, di mezzo millimetro, ok? E su questo piano nuovo, questo 5 che abbiamo creato, andiamo a creare nuovamente l'intersezione di questo body come linea di costruzione. Questa volta però l'intersezione includerà, vedete, anche questi inserti, ok? Perché ci siamo spostati a questo mezzo millimetro più su in modo tale proprio da intersecarli. A questo punto, questa superficie esterna può essere considerata non più di costruzione, ma una linea vera. E andiamo a creare quello che poi è la mia vera e propria chiave esterna. Io, per esempio, una chiave molto semplice che ho realizzato, che funziona abbastanza bene, è fatta in questo modo. In pratica, vi fate una circonferenza, che ne so, che è 5 mm più larga del diametro di questa cupola. Ah, in realtà una cosa che forse vi consiglierei di fare è utilizzare un offset di questo, perdonatemi senza il meno, un offset di questo incastro, in modo tale che, sempre per il discorso che con la stampante 3D comunque non sempre le cose vengono precisissime, quindi magari un offset forse è meglio. Io in effetti l'ho fatto con l'offset adesso che ci penso. E quindi questo qui possiamo tornare a far diventare linea di costruzione. Quindi vedete, questa è la mia chiave. Adesso ovviamente devo fare in modo che questa chiave sia abitabile in qualche modo, no? Quindi bisogna creare del grip. Un modo simpatico secondo me per farlo è quello di fare in questo modo. Guardate, costruiamo un raggio fino alla circonferenza qui come linea di costruzione. Qui andiamo a fare una circonferenza che mi scavi questa superficie di 5 mm. Dopodiché creo un rettangolo a pattern, scusatemi, un circolo a pattern di questa circonferenza intorno a questo cerchio e ne metto tantissime, ne metto tante fino a quanto non credo che sia sufficiente, ma in 23 va bene, insomma. A questo punto la mia chiave è questa, vedete? Questa sorta di ingranaggio. Basta dargli un po' di spessore facendo un'estrusione. Vi conviene dare a meno 10 mm perché altrimenti sotto le dita dà fastidio. Ok, vedete, questa è la mia chiave. E la mia chiave incastrerà perfettamente, vedete, all'interno della cupola. Perché? Perché le insenature nella cupola le ho fatte come estrusione e utilizzando proprio la traccia della cupola con questi inserti estrusi ho costruito la mia chiave. Ok? Questa qui quindi la chiamiamo chiave. E perché sono fissato io con i materiali, gli vado a dare un materiale che è tipo questo qui. Facciamo una cosa, cancelliamo tutti quelli inutilizzati. Questo me lo duplico. Purtroppo l'arancione non c'è nella libreria, quindi bisogna che ce lo facciamo da noi. Non è proprio arancione questo, diciamo che ho fatto un giallo. Ecco qua, perché avevo il materiale arancione, io me lo sono realizzato arancione e quindi arancione. Perfetto, ecco qua. Quindi adesso vediamo, abbiamo questa bella chiave, insomma, per poter aprire la nostra cupola e per poterla anche serrare bene, perché vi ricordo che con questa filettatura che noi abbiamo creato si incastrerà perfettamente questa cupola sopra questo foro filettato. Va bene? Perfetto, questa era la mia bonus track che vi volevo esibire. Beh, quindi qui io mi complimento con chi ha seguito tutti questi passaggi, incluso questo, perché era forse quello un po' più complicato. Vedete, qui vi ho introdotto quello che poi magari tratterò in modo più chiaro e molto più ordinato, poi magari in un tutorial dedicato, come realizzare delle filettature per materiali plastici e soprattutto come crearli direttamente sul nostro disegno. Vedete, noi abbiamo fatto una filettatura non standard e ci siamo basati su quello che è il nostro disegno. Il nostro disegno effettivo. Poi, vabbè, fatta la filettatura, abbiamo fatto filettatura madre, filettatura femmina, scusatemi, filettatura madre, filettatura maschio. Ovviamente la filettatura maschio in questo caso è venuta quella della cupola, mentre invece la madre è venuta quella là del foro. Vi ho fatto vedere che utilizzando il profilo a dente triangolare interno e esterno possiamo fare ambedue le filettature.
vi ho detto, vi ho consigliato di rifare la filettatura e di non ottenerla per differenza, ok? Perché facendo la filettatura per differenza, in realtà non si creano quelle tolleranze necessarie per poter far impanare le filettature. Quindi l'unico modo affinché due filettature impanino, in realtà, l'unica cosa a cui bisogna stare attenti è il pitch, cioè ovvero il passo del filetto. Quindi una volta che il passo del filetto è giusto, una volta che abbiamo verificato che poi non ci siano compenetrazioni tra i due filetti, siamo sicuri che possano impanare queste due filettature. Quindi io vi consiglio di fare come vi ho suggerito in questo video. Inoltre vi ho fatto vedere come si crea un invito per la filettatura, che è fondamentale, altrimenti è veramente difficile andare ad orientare la filettatura quando vogliamo avvitare. Potrebbero crearsi anche delle situazioni di tensione particolari, che le plastiche si incastrano, quindi potrebbe dare fastidio. E infine vi ho fatto vedere una cosa simpatica, come creare una sorta di mappa, una mappa di una chiave per poter favorire l'avvitamento di questa cupola e lo svitamento. Così, perché ovviamente per come è fatta la geometria della cupola non consente proprio l'afferraggio, insomma, per poterlo svitare. Potrebbe essere anche una cosa simpatica per rendere, come dire, ancora per impreziosire ancora di più quello che stiamo realizzando. Bene, io vi ringrazio nuovamente per avermi seguito in questa lunga carrellata per la realizzazione di questo deposito di zuppaperone, però l'effetto finale è veramente carino. Io vi invito, come sempre, ma immagino che molti di voi che già mi seguite, già siete iscritti al mio canale, ma vi invito comunque nuovamente a iscrivervi al mio canale, ad attivare le notifiche con la campanellina affinché, vi arrivino le notifiche quando pubblico nuovi video. E che cosa dirvi se non grazie e alla prossima.